Allora, Marc Civit, il nuovo lanciatore spagnolo della Farma Crocetta in Serie A, hai debuttato domenica scorsa contro Salavaganza. Com'è andata? Bene, è andata abbastanza bene e la squadra ha giocato abbastanza bene da me. E sì, anche pensavamo che sarà una gara così complicata, è stato una due belle partite e sì, stiamo lavorando per le prossime adesso. Soprattutto tu per 6 riprese, 7 riprese, praticamente non hai fatto vedere palla, quindi insomma, magari sei abituato a un livello più alto, hai giocato, dicevi prima, a Bologna nel 2020, farai parte, te lo auguro, della nazionale spagnola, hai giocato in America, raccontaci un po' tu, insomma, la tua esperienza come nel baseball. Sì, ne vado a giocare a America con i Blue Jays. Comunque non ero abituato a essere partente. È stata la prima volta che lo faceva da 3 anni. È andata bene, sì. E quali sono le tue caratteristiche come lanciatore? Il tuo lancio migliore? Cosa prediligi come approccio? Insomma. Penso che la mia fortalece sono mancino, lancio da sotto il braccio e che il mio slider sta andando bene, slider e sinker, quello che mi aiutano troppo. So che ho tante cose da imparare ancora, ma piano piano. Ascolta, come ti stai trovando nella crocetta? Come hai trovato l'ambiente? Venire insomma da due città grandi come sono Barcellona e Miami, ma anche Bologna, nel suo piccolo, e trovarsi in una città più piccola come Parma, com'è? No, mi piace tantissimo qui, la gente mi ha trattato dal primo giorno. È bellissimo, è la città così tranquilla, proprio mi piace a me. Sì, sono contento con la squadra, con la società. So che è il posto ottimo per essere adesso, in questo momento. Prospettive, obiettivi per questa stagione? Per me voglio giocare pure scudetto con la crocetta e penso che possiamo farla, ma dobbiamo lavorare, lottare giorno a giorno, partita a partita e vedere. Questo weekend abbiamo due gare complicate contro il Nettuno, ma penso che possiamo farla lottando insieme, essendo insieme tutte le 18 riprese del weekend e vediamo come si va. A posto.